Bellissimo, che bella la parola per questa domenica, perché il Signore ci sta invitando. C'è una fretta, vi siete accorti? In questa parola c'è una fretta, c'è una dinamica. Normalmente la parola mette in moto, ma qua sta dicendo, beh, muoviamoci, beh, facciamo ambres, no? Perché? Perché il regno di Dio è? Un'altra volta, perché il regno di Dio è? Vicino. Che cosa vuol dire vicino? No, tra 10 anni, tra 40, non interessa. È l'oggi, oggi il Signore a te, a me, ti sta dicendo, beh, è oggi. Come ti sei alzato questa giornata? Ti sei alzato contento, lodando Dio, dicendole, Signore, sono un brutto peccatore, sono quasi un delinquente, sono un bugiardo, un ipocrita, sono un falso, un traditore, no, sono un lussurioso. Ma se tu mi dai la forza del tuo spirito, oggi potrò combattere tutto, con tutto questo. Il cristiano è questo, non quello che si alza e dice, ah, Signore, bene, sono, che bravo che sono, mi vesto di cristiano perché la domenica vado a messa, faccio il compimento, compimento, già ho detto tutto, già ho detto tutto, come se davanti a Dio dopo le presentiamo la cartolina della presenza, non serve a niente, fratello. Cristianesimo tutti i giorni, alimentarsi di Gesù Cristo, chi lo può fare? Alimentarsi della parola, alimentarsi della vita di carità cristiana. Ecco perché la messe è grande, la messe è grande. Che cosa vuol dire? La nostra famiglia, le nostre famiglie, i nostri paesi stanno diventando senza fede. Vi siete accorti, fratelli? Non ci sono più figli. E se non c'è più la materia prima, non ci sono più coppie cristiane. Non ci sono più preti, non ci sono più suore. Perché? Dobbiamo venire in importazione. Perché? Perché manca la materia prima. E perché manca la materia prima? Perché c'è troppo egoismo. Troppo egoismo. Oggi molte coppie sono veramente matrimoni nulli. Sapete perché? Perché si sposano già con il pensiero di aspettiamo un paio d'anni per fare i figli, facciamo questi matrimoni moderni che vanno di qua, vanno di là, si godono un po' il tempo già del matrimonio, dopo le dicono a Dio, Signore, adesso tu già mi puoi dare un figlio. Ma chi credono d'essere? Se il principio, il primo principio della famiglia è la lode a Dio, il rapporto sessuale si chiama atto coniugale, e lo dice la parola con Tobia 8, non mi veniva, Signore, che io non prenda, dice Tobia, a questa mia sorella, la mia moglie, solo per il mio godimento, che io non la prenda per questo, le dice nel matrimonio, guardate, se no che sia per la lode tua, Signore. Ecco perché prima il cristiano, prima dell'atto coniugale, prega. Guardate che bello, pregare per dirle al Signore, sai che questo atto non sia per un godimento fisico, se no che sia per la lode a te. Primo principio. Il secondo principio del matrimonio è la procreazione. No? E terzo? Il piacere. Quando manca Dio, si gira. Primo sta il piacere. Poi si evita la procreazione. E terzo? Uno che cerca il piacere, che evita la procreazione, mica può lodare a Dio. Vedete come la società capovolge questo e ci lo mette come modello. Non me ne sto andando come Tarzano di albero in albero, perché la parola è questa. Quando il Signore ha detto, io ho visto cadere il demonio, vederlo cadere, che cosa significa? Che nella tua famiglia, nel tuo matrimonio, quando tu opti, quando ti apri alla vita, quando preghi, quando annunci la tua verità, il demonio cade. Cade nella tua famiglia.
Perché poi amare il tuo marito, così come sta diventando un po' pazzo, sordo, cadono i denti, cade tutto, e tu puoi amare la tua moglie che diventa anno per anno più neurotica, perché voi donne, la vostra natura è questa, diventate un po' neurotiche. Qualcuno dice che sì, ma sottovoce, perché sennò oggi non pranza. Ecco perché la parola è così bella, ma è bello questo, amare l'altro. Chi è sposato? Chi è vedo? Già portato qualcuno al cielo. Ecco perché la parola è molto bella. Io ho visto, dice il Signore, cadere. Rallegratevi. Perché sapete perché? Gli apostoli tornavano molto contenti. Certo, stando con il Maestro, hanno visto un sacco di miracoli. Anzi, nel nome di Gesù hanno dato la vista ai ciechi, hanno fatto una corsa con gli handicappati, che ne so, hanno fatto un coro con quelli che erano muti, bellissimo, e tornavano così gonfi, no? Oh, pure il demonio si sottomette ai nostri piedi. Il Signore, con un amore infinito, ha detto: ma guaglio, questo non è per merito tuo, ma è perché ci hai creduto un pizzico. È importante che il tuo nome sia scritto nel Regno dei Cieli, nel Libro della Vita. E questo nome, tuo e mio, è stato scritto il giorno del nostro battesimo. È bello questo. Però disse, a volte vi siete accorti che il Vangelo non è sempre un elogio, se no vanno anche le bastonate, come le mie prediche. No, sono belli, a volte, un po' con sorriso, dopo la bastonata. Il Signore dice, però, guardate, io vi mando come pecore tra aia. E i lupi dove sono? Accanto a te. I lupi sono accanto a te, eh? Attorno, certo, nella propria famiglia, nel proprio matrimonio potrebbe essere, nella famiglia allargata, nel posto di lavoro, mamma mia. Ma il Signore dice, dovete andare, l'invito ad amare, ad andare come pecore, non travestirsi di lupo, andare là e dopo mettersi la veste del cristiano, no? Perché? Perché il mondo senza Dio è una bestia. Vi siete accorti? Vi siete accorti? Un mondo che cerca a tutta costa fare una guerra. A tutta costa, si cerca. In una finta democrazia, lo stiamo sperimentando. E chi mette? E chi va a pagare tutto? Noi. Alla fine noi. Il mondo è così. Ci fa una massa. Ci fa una massa. E ci bastona, e ci fa un lavaggio del cervello pubblicitario. Perché? Perché tu non ti puoi permettere pensare o vietare diversamente. Ecco perché, fate attenzione, verrai il veleno, starai tra i serpenti, ma non ti preoccupare, anzi, tu potrai, dice, guarire gli altri. Ma come questo? Non è che dobbiamo diventare tutti dottori, no, non è questo. Quando tu dai una parola di verità all'altro, li stai facendo uscire dalla bugia. Una coppia di fidanzati che vive nella castità, che vive nella verginità e si prepara per il matrimonio, questa è una coppia che ha vinto il demonio. Una persona che ha in mano la possibilità di evitare una tassa, di rubare, di rimanere con qualche cosa in tasca, di evitare qualche scamotaggio, e non lo fa per Gesù Cristo, è uno che ha vinto il demonio. Un ragazzo, una ragazza che, avendo la possibilità di ubriacarsi, di drogarsi, di avere atti sessuali fuori del matrimonio, e non li fa, è una vittoria di Gesù Cristo in quella persona. Ma come le viene questo? Se alle spalle ce li ha
i valori, ma anche una famiglia, ma anche un intorno. Ecco perché il cristiano, guardate che a noi, fino a pochi anni fa, ci chiamavano che noi siamo discriminatori. Perché? Perché diciamo che l'aborto non è lecito. E lo avete saputo ieri, nel Texas, bellissimo, lo Stato del Texas ha dichiarato illegale l'aborto. Finalmente! Bellissimo! Perché la donna è diversa di quel bimbo che porta nel seno. Non è padrona. Non è. Lui è un ospite. Degno ospite in quel grembo. Bellissimo! E magari tutto questo possa arrivare qua, perché come siamo tanti imitatori, no? Magari le cose buone si possono imitare. Bellissimo! Ma annunciare la verità, è vincere il demonio. Dire che l'omosessualità è qualcosa di sbagliato, è una malattia mentale, è un disordine della natura. Noi cristiani lo dobbiamo promuovere, la verità. Annunciare la verità, ma non avere paura. Ecco perché la messa è grande e si sta allargando di più. Perché ci sono tanti cristiani codardi, sacerdoti, codardi, suore, religiosi, vescovi, codardi, che non annunciano la verità. Ecco perché tu ed io oggi siamo chiamati, sì, ci alimentiamo di Gesù Cristo, ci alimentiamo della parola, ma perché? Per marcare, segnare la cartolina? No, per annunciare la verità. Figlio mio, stai sbagliando, che vuoi? Continua con questa vita, non puoi andare. Ecco perché la parola, guardate, bellissima, dice andate a due. E pensando questo, mi sono venute 3 immagini. Possiamo fare 100, certamente. Un matrimonio, a due. Chi è il tuo compagno? Ma il tuo a due. È il tuo compagno per la vita eterna. Chi è? Il tuo figlio? Non è tuo figlio. È la tua moglie, tuo marito. Perché? Perché loro faranno la loro strada. Alcuni andranno nel convento, altri formeranno una famiglia, altri andranno alla missione. Che bellissimo! All'annuncio, sempre. Ma il tuo compagno di viaggio è quello che hai accanto. Che è così, così, così. Ecco perché, Signore, dammi la grazia di camminare con questo che tu hai scelto perché io sia santo. Bellissimo. Una coppia di fidanzati. Qual è il compagno? Sono loro che si preparano per consacrarsi. Io pensavo, una mamma incinta, ecco il nuovo compagno che ha nel pellegrinaggio. Ma se questa mamma uccide e viene al mondo e dice però tu non l'hai voluto, è perché tu sei stata violentata, qualsiasi la situazione, non hai il diritto di uccidere quel bambino. Se no la predica di Santa Teresa di Calcutta è pazza, è vana. Lei gli diceva a quelli struprati, a quelli che non lo uccidete, non lo volete, vi chiedo, vi aiutiamo a portarli alla nascita e dopo ce lo portate all'orfanotrofio. E sapete che cosa è successo? Molte di queste donne, dopo di vedere questo figlio, che molti erano frutto della violenza, non lo volevano dare più. Se lo teneva. Guardate com'è la cosa, che bello. Il compagno, ecco, credo io che la parola oggi ci sta invitando a guardare. Chi è il tuo compagno di viaggio in questo pellegrinaggio verso la vita eterna? Vi state aiutando a vicenda? State camminando a vicenda? Ti lasci aiutare? Aiuti l'altro? O sei un peso per l'altro? Sei un'ancora che sta buttata lì nella barca
cerca andare avanti e non ce la fa. Che il Signore ci dia questo bell'annunzio. Ecco perché la prima parola diceva: gioisce Gerusalemme, gioisce, gioisce, perché la libertà è vicina. Mi è colpito molto la domenica precedente, perché San Paolo, pure ai Galati, diceva: Dio vi ha liberati per la libertà. Bellissimo. Ti ha sciolto le catene per non cadere un'altra volta nel peccato. Gloria a Dio, il Signore che ci ama tanto e ci dà questa occasione di lodarlo e ringraziarlo e chiedergli la forza per andare avanti. Perché la nostra ultima fermata, dov'è? Non è al cimitero, è alla vita eterna. Così sia. Alleluia.